In questo esercizio una persona spinge un carrello da 10 kg inizialmente fermo per 5 secondi con una forza motrice costante. Dopo questi 5 secondi, al termine della spinta, il carrello ha acquistato una velocità di 8 metri al secondo. C'è anche l'attrito dinamico, il cui coefficiente vale 0,20. Chiamiamo F la forza motrice della persona, F totale la forza risultante, FA la forza d'attrito. La stessa cosa, stessi simboli per i lavori corrispondenti, il lavoro della persona, il lavoro della forza totale, il lavoro della forza d'attrito. C'è da calcolare il lavoro della forza motrice della persona, ma in realtà li calcoliamo tutti e tre. Qui vediamo il carrello in posizione A, che parte da fermo e non da Cittanò, quindi VA uguale a 0. Trascinato da una forza motrice costante, giunge in B dopo 5 secondi, avendo acquistato la velocità di 8 metri al secondo. Sul carrello agisce anche la forza d'attrito rivolta all'indietro. Qui vediamo tutte le forze che agiscono sul carrello, la forza F, la forza d'attrito all'indietro, il peso, che è anche la forza normale, che schiaccia il carrello contro il piano e contribuisce all'attrito, alla forza d'attrito. E poi la forza vincolare uguale e contraria al peso. Siccome il carrello accelera verso destra, infatti acquista velocità da 0 a 8 metri al secondo, vuol dire che la forza F vince e è più intensa della forza d'attrito. E la forza totale è la differenza tra questa forza F della persona e la forza d'attrito in modulo, in quanto sappiamo che la forza d'attrito è sempre opposta, quindi avrebbe il segno negativo. Quindi se vogliamo mettere questo segno meno, dobbiamo mettere il modulo qua. Inoltre, questa forza totale è costante, cioè non cambia nel tempo. Questo perché è costante sia la forza F, ce lo dice il testo del problema, sia la forza d'attrito. Infatti, calcolando la forza d'attrito, stavolta senza modulo, con il segno meno, perché rivolta verso sinistra, abbiamo il coefficiente d'attrito per la forza normale, che è il peso del carrello, quindi 98 N. La forza d'attrito vale meno 19,6 N, ho dimenticato il meno qua. E vediamo che la forza d'attrito radente, come sempre, è costante. Quindi è costante la F, è costante la forza d'attrito, è costante anche la forza totale. Di conseguenza, per la legge di Newton, forza totale uguale m per A, anche l'accelerazione sarà costante perché è prodotta da una forza costante. Quindi l'accelerazione sarà costante, vuol dire che il carrello si muove di modo rettilineo uniformemente accelerato. Quindi la forza totale è costante, mRUA. Intanto calcoliamoci l'intensità della forza motrice F, che ci servirà anche dopo. La ricavo dalla seconda equazione, dalle leggi del moto di Newton. Forza totale uguale MA, forza totale abbiamo visto che è la differenza fra queste due forze, quindi con la formula inversa ricavo la forza motrice della persona, che è la somma di questo termine, più la forza d'attrito in modulo, 19,6 Newton. Questo termine richiede però prima il calcolo dell'accelerazione del carrello. Siccome io so che il moto è rettilineo uniformemente accelerato, posso utilizzare questa formula che è la definizione dell'accelerazione, cioè di quanto cambia la velocità in quanto tempo. La velocità si porta da 0 a 8 metri al secondo, quindi la variazione di velocità è stata 8 metri al secondo in 5 secondi e quindi questa è l'accelerazione del carrello. Andando a sostituire il valore qua, trovo la forza motrice della persona 35,6 N. Questo mi permette di calcolare il lavoro che fa la forza motrice della persona, il lavoro che fa sul carrello mentre il carrello si sposta da A a B. Infatti utilizzo la definizione di lavoro forza prodotto scalare spostamento, però attenzione, questo punto esclamativo vuol dire che non sempre io posso usare questa formula. Lo posso fare quando la forza è costante, e qui la forza lo è, e quando l'angolo tra forza e spostamento non cambia mai. E qui non cambia perché la forza è rivolta a destra e lo spostamento, che è questo, pure è rivolto a destra. Quindi l'angolo è 0, il coseno è 1 e basterà moltiplicare i moduli, quindi i newton di forza, questo valore, per lo spostamento. I metri di spostamento sono 20 metri. Questo 20 metri lo dobbiamo calcolare a parte in realtà, sapendo che il moto del carrello è rettilineo uniformemente accelerato, quindi possiamo utilizzare la formula dello spazio percorso, un mezzo atti alla seconda con partenza da fermo. Se invece partiva da Cittanò era diverso. Andiamo a sostituire i numeri. Mezza accelerazione è la metà di questo valore, quindi 0,80 metri al secondo quadrato per i 5 secondi al quadrato. 20 metri di spostamento. E quindi il lavoro che fa la forza motrice della persona è 712 joule, il lavoro motore con angolo 0. Questo
quindi forza e allineamento e forza e spostamento allineati. Il problema sarebbe finito qua, ma calcoliamo lo stesso anche gli altri lavori, il lavoro in particolare della forza d'attrito. Procediamo come prima perché la forza d'attrito è costante, quindi questo punto esclamativo vuol dire attenzione, questa formula si può usare solo se la forza è costante, la forza d'attrito lo è, e quindi forza d'attrito, il modulo per i 20 metri di spostamento per il coseno di pi greco, che è l'angolo tra la forza d'attrito e lo spostamento. Infatti la forza d'attrito è rivolta a sinistra, lo spostamento a destra, e quindi l'angolo è 180 gradi, il coseno fa meno 1 e viene fuori questo segno meno, che infatti testimonia di un lavoro resistente, come sempre, come fanno sempre anche gli studenti, la forza d'attrito resiste sempre, fa sempre un lavoro negativo resistente, meno 392 joule. Attenzione che il lavoro della forza d'attrito non si può calcolare con l'energia potenziale, quindi differenza di una energia potenziale dell'attrito in A meno quella in B, perché non esiste una tale energia potenziale dell'attrito, e non esiste perché l'attrito non è una forza conservativa. Se esistesse una energia potenziale dell'attrito, vorrebbe dire che basterebbe conoscere i punti A e B per poter calcolare il lavoro dell'attrito, quindi vorrebbe dire che non è importante il percorso seguito dall'oggetto. Quindi vorrebbe dire che l'attrito sarebbe una forza conservativa, ma noi sappiamo che il lavoro dell'attrito invece dipende dal percorso seguito dall'oggetto, quindi non può esistere una formula che non tiene conto del percorso, che tiene conto soltanto dei punti A e B. Infine calcoliamo il lavoro della forza totale, anche qui attenzione a usare questa formula, lo si può fare se la forza totale è costante, lo è, l'abbiamo visto prima, quindi forza totale per i 20 metri di spostamento, per 1 perché anche la forza totale è allineata con lo spostamento, l'angolo è 0. Questa forza totale vale 16 N, la posso calcolare sia dalla legge di Newton, M per A, conoscendo la massa del carrello e l'accelerazione, oppure la posso calcolare facendo la formula di prima che abbiamo visto all'inizio, quindi la forza F meno la forza attrito in modulo, e troviamo sempre 16 N. Quindi il lavoro che fa la forza totale è 320 joule, anche in questo caso lavoro motore. Il lavoro della forza totale lo potevamo calcolare anche col teorema delle forze vive, teorema del lavoro e dell'energia cinetica si chiama anche così, perché questo teorema che abbiamo visto in un video precedente afferma che il lavoro della forza totale si può calcolare come differenza dell'energia cinetica dell'oggetto, in questo caso del carrello, tra il punto A e il punto B, quindi energia cinetica alla fine, B, meno energia cinetica all'inizio che era 0, perché il carrello partiva da fermo. L'energia cinetica finale la calcoliamo, un mezzo m vuole la seconda, sappiamo che la velocità finale è 8 metri al secondo e quindi sono 320 joule, quindi ritroviamo lo stesso valore di lavoro motore che abbiamo calcolato prima, il lavoro della forza totale. Siccome poi la forza totale è la somma algebrica tra la forza della persona e la forza d'attrito, prima ci abbiamo messo il meno qua perché abbiamo messo la forza d'attrito in modulo, se vogliamo mettere il più lasciamo la forza d'attrito con il suo segno negativo. Allora, siccome la forza totale è la somma algebrica di queste due forze, anche il lavoro della forza totale è la somma algebrica dei lavori di queste due forze, quindi il lavoro della forza motrice e il lavoro della forza d'attrito, che sarà negativo. Infatti, se andiamo a sostituire i numeri, intanto la forza totale è 16 N, la forza della persona 35,6, la forza d'attrito 19,6, e quindi vediamo che l'uguaglianza torna. Ma anche i lavori tornano, perché se andiamo a sostituire i valori trovati prima, il lavoro della forza totale era 320 joule, eccolo, il lavoro della persona l'abbiamo calcolato all'inizio 712 joule, il lavoro dell'attrito meno 392 joule. Se andiamo a vedere è vero effettivamente che 712 meno 392 fa 320. Quindi i tre lavori, il lavoro della forza totale, della forza della persona e della forza d'attrito, stanno nella stessa relazione delle tre forze, cioè la forza totale, la forza della persona e la forza d'attrito.